Benvenuti a questa terza giornata della quinta edizione dello Sciacca Film Festival. Il film a cui è dedicata questa serata è un film che ci riguarda tutti sicuramente da molto vicino, e non soltanto perché questa pellicola è stata girata a poche miglia, un po' più a sud da qui. È un film che ha riempito d'orgoglio tutto il popolo siciliano per essersi avvicinato così tanto al traguardo di uno dei più importanti e prestigiosi riconoscimenti internazionali, con la candidatura all'Oscar come film straniero. E poi è un film che tratta di un argomento che sicuramente tocca tutti quanti noi molto da vicino, ovvero l'immigrazione, anche se poi, come vedremo nel corso di questo incontro con i protagonisti prima della proiezione del film, in realtà l'immigrazione è poi uno spunto, un pretesto per parlare di tanti altri argomenti. Io intanto vi invito a raggiungermi sul palco alcuni dei protagonisti di questa pellicola, protagonisti di Terraferma. Cominciamo con Donatella Finocchiaro, straordinaria attrice siciliana di Catania. Buonasera Donatella. E poi Mimmo Cuticchio. Buonasera. E Filippo Cuscillo, giovanissimo interprete. Grazie per averci raggiunto, per essere qui. Sedetevi dove volete. Sì, sì. Il microfono. Filippo. Terraferma è un film che è e non è tante cose. Intanto è un film che è stato girato su un'isola che non c'è, o meglio su un'isola che potrebbe essere in qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi sud del mondo, che naturalmente prende spunto dai drammatici fatti che l'isola di Lampedusa subisce da anni e continua a vivere e subire anche oggi. E abbiamo qui un giovanissimo abitante di Lampedusa che poi ci potrà anche raccontare qualcosa di questa condizione così intensa e difficile al tempo stesso. È un film, dicevo, che non è un film sull'immigrazione, ma un film che prende spunto dall'immigrazione per metterci di fronte, anche in maniera abbastanza violenta, con un confronto, scontro generazionale e conflittuale tra tutti quelli che sono i valori, gli insegnamenti, anche i pregiudizi che abbiamo ereditato dalle passate generazioni, e invece tutto quello che di nuovo ci porta quotidianamente l'evoluzione delle cose, il passare del tempo e l'incontro con popoli e civiltà tanto lontani, ma a cui ci siamo tantissimo avvicinati. È anche un film che ha ricevuto pesanti critiche, contestazioni, proprio perché fa degli attacchi, muove degli attacchi neanche tanto velati allo Stato come istituzione rea di aver dato vita a delle leggi che sicuramente violano le leggi della dignità umana, le leggi dell'accoglienza, della generosità, del rispetto verso il prossimo. Donatella Finocchiaro, e allora, da siciliana, interprete, protagonista di questo film che appunto prende spunto dall'immigrazione, però in realtà parla di tutt'altro, come ti sei sentita tu che naturalmente per questioni di lavoro, per la tua formazione professionale, da tanto tempo ti sei allontanata dalla Sicilia e adesso ti capita sempre più spesso di tornare per motivi professionali per girare dei film? Beh, in realtà ormai da un anno ho deciso di ritornare in Sicilia, quindi vivo a Catania. Però viaggio ovviamente continuamente. Che dire, insomma, questo film è un film che parla del viaggio. Questa è una cosa che ho detto Emanuele, no? A Venezia, quando abbiamo presentato il film lì. E parla di un viaggio che non è solo un viaggio fisico, ma è un viaggio dell'anima, no? E ogni personaggio ha il suo percorso, il suo viaggio da fare. Giulietta è una madre prima di tutto di questo bello figliolo, è una madre che vuole un futuro migliore per suo figlio e anche per lei, e quindi sogna di scappare, di andare via. Però insomma non spieghiamo tutto, no, il film, no, gli leviamo un po'. Svegliamo. Insomma, ha questo sogno a un certo punto viene diciamo contrastato dall'arrivo di Timit, di questa presenza che sconvolge un po' tutti i piani della famiglia. In realtà la cosa più difficile, ecco, ti dico sinteticamente, che mi è venuta da fare per recitare questo personaggio è stata quella di essere cattiva il più possibile, ostile nei confronti di Timit, e vi garantisco che di fronte a quegli occhi neri che veramente da cui traspariva tutto quello che lei poi veramente aveva vissuto nella sua vita, perché lei è una delle sopravvissute a uno di questi viaggi della speranza,
insomma, è stato veramente difficile essere dure o ostile. C'era Emanuele che ogni volta, ogni giacca facevamo di più, ancora più cattiva. E poi fortunatamente, vabbè, questo non lo diciamo come si evolve poi la storia, però insomma questo è il viaggio di Giulietta. È vero che il viaggio serve un po' come catarsi, un po' come riscatto anche per avere una vita migliore, poi anche però come veicolo per ritornare, come è successo anche a te, che hai deciso appunto di tornare in Sicilia e vedere la propria terra in un modo diverso, con occhi più dolci. Ma io credo che il viaggio sia una necessità, insomma, noi a 20 anni, a 20, anche 30, poi non ognuno ha la sua età, però voglio dire, l'età in cui dici non ce la faccio più a stare nella mia città, devo vedere altro, su per giù e verso i 20 anni, no? Dove tutta la tua città ti sta stretta, dove hai bisogno di vedere altro, di confrontarti con altri luoghi, con persone che non ti conoscono, di andare in un luogo appunto dove non conosci nessuno e fare delle esperienze. Una volta che fai le esperienze, poi col bagaglio pieno torni a casa e fai tesoro di queste esperienze per costruire poi qualcosa nel tuo luogo d'origine, perché poi tutti ce l'abbiamo sto legame col nostro luogo d'origine, credo, no? E quindi andiamo e poi ritorniamo, fortunatamente. Com'è stato girare questo film, anche da un punto di vista così, un aneddoto, anche questa lunga permanenza sull'isola, no? Nel bene e nel male. Nel bene e nel male. C'erano, dopo un po' dicevamo, la nostra prigione dorata, perché non potevamo andare via da nessuna parte, e neanche a Lampedusa. Per fare il fine settimana tipo a Lampedusa da Linosa era un po' complicato, perché se poi, metti caso, il mare si cominciava a inalberare, non avevamo la certezza di ritornare, e quindi non ci facevano partire, con poche parole. Cosa ti è rimasto di questa esperienza, di questo film? Ma l'aneddoto più drammatico, ti racconto, a parte i primi giorni che non dormivo, perché il silenzio di quel luogo, il buio che ho visto per la prima volta così buio a Linosa, io non l'avevo mai visto, sì, e nelle isole insomma è così, ma Linosa è un luogo veramente magico, e quindi i primi giorni sono stati veramente tosti, perché cioè sei tu e la natura, non c'è nient'altro, e noi avevamo tutte case un po' disseminate nell'isola, quindi un po' isolatine. Io devo dire, la prima settimana, le prime due settimane ho avuto veramente difficoltà anche ad addormentarmi, e poi è una magia, la natura prende il sopravvento e qui tu entri dentro la natura, diventi un tutt'uno, e il problema è stato poi ritornare nella civiltà, nel traffico, nella città. Ho avuto problemi anche nel ritorno, perché penso tutti noi, cioè anche il traffico, i rumori, l'inquinamento acustico che subiamo nelle città, non ce ne accorgiamo, nel momento in cui andiamo via capiamo veramente solo un inquinamento, non solo acustico, è visivo anche, che la confusione, il traffico, cioè veramente io ringrazio Emanuele ancora per l'esperienza di vita totale che mi ha fatto vivere facendo questo film. Grazie Donatella Finocchiaro, quindi la magia insomma dell'isola, che è lei che decide quando lasciarti andare via, perché se tu appunto prenoti un volo e poi non è detto che quel volo parta o che quella nave possa prendere il mare. Mimmo Cuticchio abita su un'isola molto più grande, la Sicilia, Palermitano, è il re del teatro dei pupi. E allora come si è trovato dal teatro al grande schermo in un ruolo poi così importante come quello che ha nel film Terraferma? Intanto non sono il re dei pupi, ma sono semmai il badante dei pupi, perché vivo con loro, mangio, lavoro e sto sempre con loro. I miei pupi sono la mia infanzia, la mia storia, la mia tradizione e anche il mio futuro, perché poi tutto sommato, quando Emanuele Crialese siamo arrivati a Linosa, dove siamo rimasti 4 mesi, mi disse: ora qui ti devi dimenticare i pupi. Io non gli ho risposto, ma tentai di pensare qual era sta battuccia, perché lui sa benissimo che a 62 anni i pupi non solo non li posso dimenticare, ma sono la macchina della mia vita.
E poi alla fine ho dato una svolta a questa sua provocazione costruendo un pupo sul mio corpo. Non diremo niente del personaggio, ma non ho potuto scolpire, intagliare un pupo, non l'ho potuto animare sulla scena, ma penso di aver trasferito tutto questo nel corpo d'attore. Noi siamo stati là 4 mesi e uno pensa alla bella vita che fanno gli attori. Effettivamente eravamo molto coccolati noi attori, però in un'isola dove basta che c'è un piccolo maestrale per una settimana o per 15 giorni non arriva la frutta, non arriva niente, e cominciava a essere poi piano piano drammatico, ti mancava il necessario. E quantunque l'isola diventò un set cinematografico, perché ci sono 350 abitanti e noi eravamo forse più degli abitanti. E come sopravvivere in questo pietrone? Perché Linosa è meravigliosa, è una scoperta della mia vita, ma è un pietrone in mezzo al mare, cioè non c'è manco l'acqua, perché è una terra vulcanica. Come, cosa fare? E allora cominciai a prendere amicizia con i paesani, che non era facile, perché loro da un lato ti vogliono perché gli porti un po' di soldi, gli porti qualcosa, dall'altro gli sembra loro che te ne vai e te le vira avanti. Quindi dei 4 vecchi che ci sono assettate una piazzetta, diciamo, chiamiamola piazzetta, e in altra parte ci sono le vecchiette, le donne. Quando mi andavo a sedere vicino a loro, perché volevo capire come costruire questo personaggio, questi per giornate intere nemmeno parlavano tra di loro, forse per evitare di parlare con me. Quindi ero seduto vicino a loro e nessuno parlava. E poi piano piano, col tempo, io ero diventato per loro Ernesto. Nessuno sapeva chi ero, solo la vice direttrice della scuola e un'altra signora sapevano chi ero, e nessuno sapeva chi fossi io. Ero un attore e basta. Ma loro mi hanno accettato dal momento in cui sapevano che io ero Ernesto il pescatore. E quindi ho cominciato a costruire questo personaggio vivendo con loro, stando con loro, camminando di notte nel buio, attraversando i sentieri come fanno loro in cerca di qualcosa di selvatico, e vivendo anche i momenti drammatici come lo sbarco di alcuni naufraghi che gli scafisti, invece di lasciare a Lampedusa, visto che c'era la guardia costiera in giro, loro li sbattevano vicino a Linosa, li buttavano in mare e questi si andavano a maciullare i corpi in tutte le guglie della tutta la costa, già gli scogli, ma non sono scogli messi là belli, è la natura vulcanica proprio, quindi tutte sono lame di coltello, sono rasoi. E noi tante volte durante la lavorazione del film abbiamo visto, assistito e partecipato ad arrivi di sbarchi, mentre noi andavamo nella palestra dove ci andavamo a riparare, diciamo, al fresco quando si girava là fuori, e non ci potevamo andare più. Perché? Perché questa notte sono arrivati i naufraghi, se ne sono 20, però i carabinieri li stanno ancora cercando perché non si sa bene se ce n'è ancora qualcuno in giro. Un particolare: una mattina stavamo girando la scena che voi vedrete dello sbarco di questi africani, che sono tutti neri, il colore della pelle, e quindi avevamo le comparse, i figuranti che sono venuti da Palermo, da Agrigento, da Lampedusa stessa. Ci sono ragazzi nati e cresciuti oppure inseriti
che sono africani o figlie di africani. Una mattina vado al campetto per prepararmi ai costumi e vedo i carabinieri, i quattro carabinieri che ci sono in quest'isola, che hanno fatto mettere in fila tutti i figuranti e chiedevano i documenti. E quindi si erano immischiati i neri che erano arrivati, secondo loro, anche con le comparse del film. In realtà non era così, che quelli erano là ed erano stati convocati per prepararsi per la scena. La possibilità della fuga della donna che in Sicilia arriva a una certa età e se gli muore il marito è finita la sua vita, anche se giovane. E quindi il coraggio di una donna che vorrebbe andare, ma per amore del figlio o del suocero non sa bene cosa fare. Un'altra donna che attraversa il deserto, attraversa il mare e rischia la vita invece pur di andare. E quindi è una storia di chi va e chi viene. Poi nel finale del film capirete che tutto sommato ognuno di noi, se non viene aiutato da un altro, rischia di diventare un naufrago. Un'esperienza. Sicuramente forte come esperienza quella di vivere questi mesi sull'isola, anche drammatica per certi versi, insomma assistere a scene così è qualcosa che nessuno di noi vorrebbe mai vedere. È capitato anche a me sull'isola di Lampedusa di vedere migliaia di uomini in fila per ricevere il pasto sul porto quando non c'era più spazio nel centro d'accoglienza, dormivano all'addiaccio, insomma. Un'esperienza, dicevo, forte, pesante anche per certi versi, però poi ripagata dalla grandissima emozione di vedere questo traguardo, no? Prego Mimmo Cuticchio, della candidatura all'Oscar. Deve essere un'esperienza davvero, un'emozione straordinaria. Come ha reagito quando è arrivata questa notizia, il film che era candidato a ricevere l'Oscar come miglior film straniero? Beh, intanto quando siamo andati a Venezia, noi ci stavamo preparando per andare alla conferenza stampa e abbiamo saputo che il film era stato presentato, che i critici hanno applaudito per quasi 20 minuti e quindi c'era arrivata questa bella notizia. Poi quando siamo andati a presentare il film, il pubblico non smetteva mai di applaudire e ci ha fatto subito capire che il film, insomma, li aveva presi, la sala era commossa. Insomma, le reazioni erano state tante. Io ancora non capii bene l'emozione di quel momento, perché mi ero guardato e più che rivedermi, adesso con, diciamo, il senno del poi, penso che ho costruito un pupo su di me, ma all'inizio mi guardavo e non sapevo bene se ero io quello, chi era quello, erano stranieri, e chiaramente è stata una gioia per tutti, ma io ero felice soprattutto per Emanuele Crealese, che è una persona meravigliosa, che insomma lui non è un regista mestierante, lui è un'anima, è qualcosa di diverso, e quindi secondo me se lo meritava e se lo merita. In Italia il film mi ha incuriosito, nelle sale ha funzionato, ha fatto per mesi, ha richiamato molto pubblico, e poi come facciamo noi in Italia? Il problema una volta mangiato poi tutto si butta via e finisce tutto. Perché in qualche modo se il film ancora oggi continua a viaggiare significa che in qualche modo la gente ha accettato questo film come un documento. Filippo Pucillo, ho imparato il tuo cognome finalmente al termine di questa giornata, è un attore, un ragazzo, un abitante di Lampedusa che insomma questi problemi li conosce molto molto bene. E è vero che per strapparti via dalla tua isola ci vogliono proprio delle motivazioni forti, perché tu Lampedusa non la lasceresti mai? Sì, sì, è vero, sono nato lì. Vissuto lì per tanto tempo, 23 anni.
quindi è difficile, ma adesso però grazie a questo film mi ha permesso di guardare il mondo, di viaggiare un po', cioè di stare un po' lontano da Lampedusa. E avere tante opportunità sicuramente. E quello me lo auguro. Anche perché Filippo Pucillo non è la prima esperienza con Emanuele Crialese, che lo ha scoperto e lanciato quando aveva appena 9 anni per Respiro. Respiro 9 anni, sì. 9 anni, poi Nuovo Mondo. 15 anni e 20 anni Terraferma. Ogni 4 anni Emanuele fa un film. È diventato il tuo regista preferito? Un papà praticamente ormai. Ma come sei cambiato? Sicuramente sarai cresciuto attraverso quindi questi anni e questi film, recitando appunto nei film di Crialese. Beh, all'inizio per me era un gioco, lo prendevo come un gioco, non recitavo, alla fine che cos'è un film, dicevo, faccio, basta. Poi in Nuovo Mondo la stessa cosa, in Terraferma è diverso, perché sono cresciuto e quindi ho capito come era la situazione ed è stato più difficile fare, che volevo dare sempre il massimo quello, e non mangiavo, mi arrabbiavo, se la cosa era bella per me non era bella, non lo so, sono fatto così. Non ero mai contento. Ma quando hai rivisto il film ti sei piaciuto? Mai. Mai? Tutti i film che ho fatto, mi sono guardato a Venezia, così. Prossimi film? Prossimi film, speriamo presto, ma speriamo presto. Grazie mille, simpaticissimo Filippo Pucillo. E poi l'emozione dell'Oscar che si è avvicinato così tanto, l'avete quasi sfiorato. Eravamo lì a Hollywood, per 2 volte applausi, cose, e poi alla fine il capitano dice niente cosa. Va bene, ciao. Ci avete provato, insomma. Allora, dicevamo, un film siciliano è un film per il quale Emanuele Crialese ha scelto un cast, una troupe, una produzione assolutamente tutti quanti composti da attori e addetti siciliani. E allora io chiamerei subito Chiara Agnello, che è proprio la ragazza che si è occupata dei casting. Eccola, Chiara, anche lei, siciliana di Palermo. Ciao Chiara, accomodati. Ah sì, infatti, l'umidità di Sciacca è famosa. E tra l'altro sei in giuria alla Sciacca Film Festival, e forse dovrebbe essere arrivato anche Vincenzo Rosa, che è un concittadino che voi conoscete bene, mio caro amico, che ha lavorato a fianco di Emanuele Crialese come assistente alla regia. Vincenzo, se ci sei, batti un colpo. Oggi era impegnato nelle riprese di un film vicino Palermo, quindi so che arrivava trafelato da Palermo. Vabbè, appena arrivi, Vincenzo Rosa, fatti vedere. Eccolo, l'unico sciacchitano che ha partecipato a Terraferma. Ce l'hai fatta, eh? Ci siamo sentiti al telefono più volte, sì, sono per strada, sì, sto arrivando. E sì, no, cara K, il Deus Ex Machina dello Sciacca Film Festival. Ormai tutti in piedi perché i divani sono... Stiamo bene. Vincenzo, allora raccontaci 2 aneddoti di questa esperienza a fianco di Crialese come assistente alla regia. Donatella ti minaccia. Emozione pura. Prima di tutto davanti a sto pubblico enorme. L'esperienza com'è? Bellissima, davanti a un maestro come Emanuele Crialese, penso chiunque si vorrebbe trovare al posto mio. Hai curato il cast? Quali erano i criteri in base ai quali hai scelto, insomma, chi avrebbe poi fatto parte del film? Emanuele è uno, appunto, essendo un poeta del cinema, ha un modo di lavorare con gli attori anche nella scelta completamente diverso rispetto agli altri registi con cui ho lavorato. Oltre al talento per l'interpretazione, la recitazione o la somiglianza al personaggio, lui ha bisogno di avere un incontro umano di un certo tipo, e quindi abbiamo fatto sì dei provini, ma in realtà per lui la scelta finale arriva nel momento in cui, parlando con chi gli presentavo, insomma, riusciva ad avere questo incontro e la sensazione che dentro quella persona ci fosse una parte del personaggio già.
comincia a essere un po' tardi, è vero? Sì, no, mi sa che la gente aspetta di vedere il film. E allora, è un grande onore oggi avere qui alcuni componenti del cast. A te le parole di chiusura di questo incontro e poi vediamo la proiezione. Sì, è un grande onore, ma è stata una grande fatica, però io devo ringraziare tutti per la grande disponibilità, Donatella, Mimmo, Filippo, che io conosco già da quando era piccolissimo. Vincenzo, che ogni tanto rincorrevo mentre lui correva e mi rispondeva al telefono. E poi però ce l'abbiamo fatto, Raffaella che ha accettato immediatamente questa, con grande disponibilità, di presentare questa serata. Che dire? No, la spinta mi viene da questo pubblico. Ritorno, sì. Pubblico, soprattutto è la cosa più bella, no? Vedere dei festival dove c'è la gente che riempie le sale, che viene a vedere i film, i documentari, è una cosa rara, guarda. Grazie. C'è l'humus, per cui ci possiamo lavorare, ecco. No, io sono contento di questa, che è una città sveglia, attiva, bella. È una città ricca d'arte. Città bella, sì. Piena di artisti. Nient'altro. Sì, prima io però tenevo a farvi omaggio di una nostra piccola specialità, che è la ceramica, un piccolo ricordo che domani potete mettere da qualche parte e dirà: una sera sono stato là con un pazzo di Sino che ci sarà. Va bene, grazie a tutti.